L'Africa presenta una grande varietà di ambienti ed ecosistemi, molti dei quali sono unici al mondo. È uno dei continenti più grandi sul nostro pianeta, misterioso ed interessante. Nelle sue vaste pianure e nelle sue valli abitano specie selvatiche di animali più di quante tu possa immaginare. La maggior parte di questi animali si è sviluppata senza aver mai visto l'uomo. Questo continente è così accattivante con i suoi safari e le varie visite esotiche e tutti i posti incantevoli dove si nascondono in realtà tantissime creature spaventose che in pochi sono riusciti a vedere e conoscono. Spesso solo le tribù del posto, ed oggi te ne parlerò. Una delle creature più spaventose ed aggressive che potresti incontrare se sei in visita in Africa è il Chemosit. L'aspetto non è così feroce come quello di un leone, ma è molto più aggressivo, veloce e letale del re dei felini. Anche gli Ojek, un popolo indigeno che vive principalmente nella foresta Mau del Kenya, lo conosce come Kerit, Kodoelo o Nogoloko, ma le sue numerose descrizioni variano notevolmente, anche se in definitiva è descritto più come una bestia scimmiesca che condivide anche caratteristiche di altri animali, solitamente un orso, ma a volte anche una iena. Bestia massiccia ed irsuta che utilizza gli avambracci lunghi e muscolosi per alzarsi sulle zampe posteriori e battere il petto, come un gorilla. Nonostante la sua posizione scimmiesca, ha uno scheletro molto più pesante e le sue caratteristiche più primitive. Ha il muso possente e stride i canini in modo terribile, con una ferocia bestiale. I Chemosit sono documentati soprattutto nei racconti delle popolazioni indigene e decine di racconti scritti da coloni britannici ed esploratori durante la prima metà del XX secolo. Ci sono però anche alcuni turisti che dicono di averli incrociati durante i loro tour organizzati per attraversare la foresta. Saltando tra gli alberi, arrivano nei luoghi dove trovano animali di cui possono nutrirsi e berne il sangue. Eppure queste creature sembrano non esistere più. Immagina quindi che questa è solo la prima tappa dei misteri e dei pericoli dell'Africa. Una delle creature più inquietanti e meno conosciute che puoi incontrare in Africa è nota per aggirarsi nelle profondità più interne del Madagascar. I suoi avvistamenti sono stati rari, ma sufficienti informazioni ci dicono che questa bestia mostruosa terrorizza i nativi del posto da secoli ormai. È normale che tu non conosca questa creatura, che viene chiamata Fangalobolo. Per la gente del luogo è una bestia umanoide che cammina sull'isola alla ricerca di cibo. Di solito abita nelle grotte più profonde della regione, dove trascina le sue vittime da più di 2000 anni. E sarebbe una delle cause per cui numerose tribù hanno abbandonato le zone più remote dell'isola. Secondo gli indigeni del posto, sarebbe alto 60 cm, con caratteristiche umanoidi. Ha delle dita storte a forma di ganci ed ha un debole per i bambini, poiché secondo le storie di solito li rapisce, così come ruba bestiame e cibo dai villaggi. È una bestia misteriosa e si sa molto poco al riguardo. Al contrario della prossima creatura che andremo a vedere, che è uno dei mostri più spaventosi e pericolosi del Congo. Poche creature sono capaci di imporre tanta paura e rispetto. Le tribù locali lo conoscono come Mokele Mbembe, che significa colui che ostacola il corso dei fiumi nella lingua Lingala. Si tratterebbe di una grande creatura che misura tra i 5 e i 9 metri di lunghezza, con collo lungo ed un colorito della pelle simile alla ruggine. Il suo habitat è situato tra il Congo ed il Camerun, ma può spesso invadere anche altri luoghi della regione. Secondo gli indigeni, la sua carne sarebbe velenosa e di solito preferisce un riparo nella giungla e nelle zone paludose vicino ai laghi. Qualcuno ha pensato si trattasse di una semplice leggenda, ma ci sono alcuni punti che non tornano, come il fatto che tutte le tribù delle foreste africane, sebbene non abbiano possibilità di comunicare tra di loro, conoscano questa creatura e la descrivano con le stesse caratteristiche. Tra queste caratteristiche ci sarebbero le impronte a tre dita, che farebbero pensare alla tesi di un dinosauro sopravvissuto all'estinzione, nello specifico un sauropode. La sua descrizione è stata oggetto di molti dibattiti. Indipendentemente dall'aspetto, gli abitanti della regione hanno convissuto e lottato con questa creatura per secoli. In alcune occasioni i nativi sarebbero riusciti anche a cacciare questo mostro, ma ciò ha solo contribuito a farlo diventare sempre più aggressivo. Sono comunque creature misteriose e riservate che entrano raramente in contatto con le tribù locali.
Probabilmente non immaginavi che in Africa potessero esserci creature davvero terrificanti. Ed una di queste è una specie di pterodattilo, che si dice sia stata vista dai nativi ed esploratori nelle paludi di Jindu, nello Zambia. Questa viene chiamata Kangamato. Il Kangamato è un criptide che deve la sua fama ad un libro pubblicato nel 1932 da Frank Welland, esploratore del periodo in Zambia, in cui egli descrisse questo essere in base ai racconti delle tribù del posto. Il Kangamato è descritto da Welland e da numerosi testimoni come una grande creatura alata, priva di peli o penne, con la pelle di colore rossastro oppure completamente nera, con becco appuntito. La sua descrizione ricorda i famosi pterodattili o pterosauri, apparsi alla fine del periodo triassico, che solcarono i cieli per oltre 65 milioni di anni. Oppure potrebbe ricordare un drago o un pipistrello gigante. Per le tribù del posto il suo nome significa predone delle navi, poiché è stato il principale responsabile di sparizioni e rapimenti ed omicidi di pescatori e bambini. Il suo vorace appetito l'ha trasformata in una delle creature più spaventose e temute dello Zambia. Il Digonek è un criptide ultra misterioso, noto al popolo Okiek e reso famoso da un presunto avvistamento presso il lago Vittoria nel 1907 da parte del cacciatore di selvaggina John Alfred Jordan e dai membri della sua squadra di cacciatori, come raccontato dal suo collega cacciatore Edgar Beecher Bronson nel suo libro di memorie del 1910. Chiamato anche il tricheco della giungla, viene descritto come una bestia di 4 metri e mezzo di lunghezza, con una testa grande come quella di una leonessa, ma sagomata e marcata come un leopardo, con due lunghe zanne bianche che sporgono direttamente dalla mascella superiore. Dorso largo come quello di un ippopotamo, squamoso come un armadillo, ma colorato e marcato proprio come un leopardo, con un'ampia coda simile a quella di un coccodrillo. Si dice che sia carnivoro e che può scegliere di cacciare e divorare quasi tutto ciò che vuole, a parte gli elefanti. Ciò grazie al fatto che ha zanne lunghe più di un metro ed è molto grande, feroce ed aggressivo. Le tribù locali hanno affermato di avere molti racconti riguardo questa strana creatura che nel passato avrebbe decimato numerosi villaggi. Attualmente si sa molto poco di questa bestia. Alcuni addirittura mettono in dubbio la sua esistenza. Il Nikinanka è una creatura leggendaria del folklore africano. Ci sono varie descrizioni di questo animale, ma la maggioranza concordano nel definirlo un rettile simile ad un drago. Secondo la tradizione, il Nikinanka vivrebbe nelle paludi dell'Africa occidentale e sembrerebbe essere estremamente grande e pericoloso. Si racconta che quando un bambino disobbedisce ai propri genitori e poi si reca da solo nelle paludi, viene catturato dal Nikinanka. I racconti su questo animale non sono presenti in nessun testo antico, ma la leggenda è diventata così famosa nel corso dei secoli che si è diffusa da tribù a tribù in tutto il continente africano. Un gruppo di cacciatori del drago del Center of Forestern Zoology, centro del Devon, unico al mondo ad occuparsi di criptozoologia, si è recato in Gambia nell'estate del 2006 per investigare sull'esistenza del Nikinanka e raccogliere testimonianze da tutti coloro che sostenevano di averlo visto. Secondo uno degli intervistati, che asseriva di aver visto il Nikinanka, sarebbe simile ad un drago cinese. Secondo altre testimonianze, invece, è un essere spaventoso, che appare all'improvviso con un corpo massiccio e oscuro, lungo almeno una decina di metri, sormontato da una testa irta di scaglie. Ha la capacità di dileguarsi con rapidità sorprendente, ma a differenza degli altri sauri, può ipnotizzare un essere umano ed ucciderlo anche dalla distanza. Ebbene amico, queste erano solo alcune delle creature del folklore della mitologia africana, o probabilmente potrebbe trattarsi di animali che esistono realmente, ma ancora non sono stati scoperti o si sono estinti ancor prima di essere trovati. Tu cosa credi? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare anche di farmi sapere quale degli animali di cui ti ho parlato ti ha spaventato di più. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!